Bentornati amici di Radio Speranza, bentornati a Pillole Verdi. Per chi non mi conoscesse ancora, io sono Gloria e la puntata di oggi è una puntata che stavo aspettando davvero tanto tempo, perché oggi parliamo di api. Non a caso, il 20 maggio si è tenuta infatti la giornata mondiale delle api, appunto per rimarcare l'importanza di questi impollinatori. E siccome non me ne intendo così abbastanza di api, ho pensato bene di chiamare con noi qualcuno che invece con le api ha a che fare ogni giorno. Ed è qui con noi Cristiana, Lauriola. Ciao Cristiana. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ecco, ti abbiamo chiamato qui con noi perché appunto Cristiana è un'apicoltrice. E quindi sì, Oggi ci spiegherai un pochino più come funziona dal dentro, no? Questo mondo complicato. La prima domanda che però mi viene è come e da quanto tempo sei un'apicoltrice e come hai iniziato, cioè, questo percorso? Allora, non da tantissimi anni. Uh-huh. Io ho iniziato questa attività nel 2016. Uh-huh. Quindi ho acquistato le mie prime due casette, le mie prime due arnie nel 2016 e dunque questo è il quinto anno che lavoro con loro, con le api. Certo. In realtà è una passione che mi è nata un po' così dal nulla. Ah, ok. Io mi sono avvicinata appunto al mondo delle api un po' per caso. Mm-hmm. Vengo comunque da una famiglia contadina, okay, quindi i miei nonni... Un background c'è, sì, diciamo. Sì, i miei nonni, i miei genitori hanno da sempre coltivato la terra, comunque trasmettendomi anche l'amore e la passione per la natura. La nostra è sempre stata un'azienda mista, ma dove le api sono sempre mancate, diciamo. Quindi scusami, poi azienda mista in che senso? Noi prevalentemente abbiamo ulivi, quindi produciamo olio. Poi abbiamo un piccolo orto, un piccolo frutteto, un piccolo vigneto, quindi nel piccolo produciamo un po' di tutto. Ok, sì, scusami. Però le api, come ripetevo, come appunto già ti ho detto, non le avevamo mai trattate in azienda. Mm-hmm. Poi forse un po' per curiosità ho acquistato un manuale d'apicoltura da autodidatta ho iniziato a scoprire questo mondo che è veramente fantastico. Quindi poi senza fare corsi, cioè tu hai preso e iniziato a fare... Sì, senza fare corsi. Beh. Poi successivamente ho acquistato le mie prime due arnie e ho iniziato a curarmi di loro senza più lasciarle. Ho un carissimo amico apicoltore che ho avuto appunto occasione di conoscerle proprio da quando ho preso queste api, che è Egidio Berardinucci, che mi ha seguito tantissimo e mi ha dato molti consigli. Beh sì, immagino che sia una cosa che si passi, comunque una tradizione che si passi anche da un punto di vista, diciamo, oratorio, nel senso di conoscenze, di incontri. Sì, certo. E la cosa che ho notato, stando a contatto appunto con altri apicoltori, perché io in realtà non è da tanto che ho iniziato, è che ci si aiuta veramente tanto a vicenda, quindi non c'è magari quella gelosia, diciamo quella concorrenza che magari si può trovare in altri ambienti, quello assolutamente. E Cristiana, per i nostri spettatori, tu in che zona dell'Abruzzo hai... Io sono a Serra Monacesca, che è un piccolo paesino nella provincia di Pescara. Vabbè, immagino che i nostri ascoltatori hanno più o meno idea, insomma, di dove sia Serra Monacesca. Sì. Comunque, che tipo di miele produci o se produci altri prodotti oltre al miele? Per quanto riguarda le api, sì, produciamo solo miele. Okay. Nella mia zona riesco a produrre un miele di ciliegio, in quanto abbiamo un ciliegeto in azienda. Certo. Successivamente un miele di acacia, che questo è proprio il periodo della produzione dell'acacia, e poi un millefiori a fine estate, io ho un millefiori molto ricco di melata. E mi piacerebbe poi pian piano incrementare, diciamo, sperimentando anche altre produzioni. Certo. Ma come ripeto, senza fretta, anche per fare in modo di imparare al meglio tutti i processi di lavorazione, perché penso comunque che non si smetta mai di imparare. Certo. Pensando comunque anche sempre prima al benessere delle api, che quella è una cosa fondamentale. Mi pare giustissimo. E parlando di benessere delle api, hai parlato anche del fatto che appunto hai un'azienda agricola e da tanto tempo si sa ormai, diciamo, grazie alla divulgazione scientifica, che appunto...
i pesticidi usati in agricoltura possono influire negativamente al benessere delle api. Quindi la mia domanda è: come è cambiato il vostro, se è cambiato il vostro modo di fare agricoltura da quando avete le api, quindi se siete più biologici di prima? Allora, diciamo che quello dei pesticidi è veramente un grandissimo problema che porta alla moria delle api. Uh-huh. Fortunatamente noi veniamo da una piccola realtà contadina in cui non abbiamo mai utilizzato pesticidi. Ah, ok. Perché diciamo buono. Che il nostro modo di lavorare non è cambiato, a prescindere da api o non api. Diciamo che è stato e continua ad essere completamente biologico il nostro modo di approcciarci alla terra. Ok. E invece al contrario avete notato un miglioramento della biodiversità grazie alle api? Sì. Questo avendole in azienda sì, anche perché comunque le api sono degli ottimi impollinatori. Uh-huh. E appunto il ruolo delle api per l'impollinazione è fondamentale. Questo è proprio un motivo per cui molto spesso gli agricoltori si affidano al lavoro degli apicoltori proprio per aumentare la produttività delle loro colture. Quindi noi nel momento in cui le abbiamo introdotte in azienda, un miglioramento anche per soprattutto la quantità è stato riscontrato per la quantità dei prodotti dell'azienda. Bene, bello, cioè nel senso non mi aspettavo, diciamo, che ci fosse anche, pensavo che fosse soltanto un aspetto qualitativo, invece anche sapere che quantitativamente cambiano le cose è una notizia poi in più. Ci sono tanti altri fattori da considerare, però comunque avere le api aiuta molto. Certo, certo. Sì. Parliamo un attimo di questa cosa, appunto durante il 20 maggio, la giornata mondiale delle api, c'è stata questa affermazione da parte della Coldiretti, anche della Coldiretti Abruzzo, che appunto ha parlato di una situazione di pericolo per quanto riguarda la salute delle api per via del clima ballerino, diciamo, di questo inverno, di questa primavera, che insomma ha fatto sì che addirittura le api stessero morendo di fame. Ecco, la mia domanda è: come stanno le tue api? Cosa sta succedendo? Allora, purtroppo è vero che è una situazione veramente complicata per il benessere delle api. Uh-huh. Diciamo che oltre al discorso dei pesticidi a cui abbiamo accennato prima, sono molti i fattori che stanno portando le api all'estinzione. Uh-huh. Diciamo che le api sono tanto fondamentali anche quanto delicate, per cui è necessario anche da parte di un apicoltore monitorarle costantemente. Uh-huh. Intervenendo poi anche prontamente nel caso dovessero esserci problemi. C'è anche un nemico per eccellenza delle api, se così lo possiamo chiamare, che è la varroa. Uh-huh. Che okay. Appunto è un acaro parassita che nasce con le api. Uh-huh. Quindi non è impossibile ad oggi distruggerlo. Okay. E la cui infestazione porta comunque alla morte delle api stesse. Per cui il compito dell'apicoltore è proprio quello di tenere sotto controllo la presenza di questo parassita, proprio per fare in modo che non arrivi a sterminare la famiglia. Capito. E effettuando appunto dei trattamenti periodici adatti a questa situazione. Un altro problema a cui abbiamo anche accennato prima è quello dei cambiamenti climatici. E, questo inverno insomma è stato abbastanza prima caldo, poi molto sì, infatti senza molto andare freddo. Diciamo troppo lontano, quest'anno è stata un'annata veramente particolare. L'inverno appunto è stato caldo, è come se la stagione fosse slittata. State Abbiamo riuscendo a produrre miele? Ancora no, io ad oggi non sono riuscita ancora a raccogliere nulla, perché questo freddo, diciamo questa primavera fredda rispetto al normale, uh-huh. Ha ridotto fortemente la produzione di miele primaverile e d'altra parte ha rallentato comunque la crescita delle famiglie stesse, compromettendo anche in parte anche la produzione estiva, perché rimanendo più piccole le famiglie, di conseguenza è andata a ridurre anche la produzione futura di miele. Quindi
non è stata un'annata ottimale, ecco. Beh, speriamo che ci sia un miglioramento nel futuro. Cristiana, una cosa, la domanda forse più importante che potrebbe interessare i nostri ascoltatori, è possibile visitare l'azienda? Cioè, hai una parte della tua azienda dedicata anche al discorso della divulgazione sull'importanza delle api? Assolutamente sì. Per me è un piacere parlare e far conoscere comunque questo mondo anche per sensibilizzare le persone. Anche perché ho notato che il mondo delle api attrae sia piccoli che grandi. Sì. E in passato ho avuto anche modo di lavorare con i bambini, spiegando loro proprio tutto ciò che riguarda le api. E questa è stata un'esperienza bellissima che a breve spero di ripetere proprio nella mia azienda, organizzando delle giornate di fattoria didattica aperte sia a piccoli che a grandi. Quindi ci stiamo anche organizzando in questo senso. Bene, bene. Quindi, cari ascoltatori, se siete a Serra Monacesca, ecco, potrete presto, speriamo, visitare appunto la Cristiana. Cristiana, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, per averci spiegato un pochino come funziona il mondo delle api e spero grazie a presto, voi, perché grazie. Sicuramente voglio visitare anch'io in prima persona le tue api. Assolutamente, quando vuoi io sono qui. Va bene, grazie mille Cristiana, davvero, grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. E siamo tornati, la puntata di oggi ha un'altra sorpresa, perché dopo aver sentito Cristiana, appunto la nostra apicoltrice, continuiamo a parlare di api con persone appunto che se ne occupano ogni giorno, e sto parlando in questo caso con Antonello Iannacci. Ciao Antonello, grazie per essere qui con noi. Ciao a tutti. Ecco Antonello, io direi prima di tutto presentati al pubblico e spiega un pochino chi sei, perché sei qui. Sì, allora sono Antonello Iannacci, sono di Montebello di Bertona e sono uno degli ideatori dei Biodiversity Park. Faccio parte dell'Associazione Culturale Montanari Bertoniani, che è l'associazione che gestisce appunto il Biodiversity Park. Ok, mi sembra giusto appunto in cercare di spiegare che cos'è questo Biodiversity Park, partendo appunto proprio dal nome, appunto, perché da una parte c'è l'inglese B, quindi api, e dall'altro diversity, quindi diversità. Che cos'è questo parco? Spiegaci un pochino meglio. Sì, il Biodiversity Park è un parco dedicato alla biodiversità e in particolare al ruolo che hanno gli impollinatori al fine di garantire la biodiversità. È nata appunto dall'idea di far conoscere ai visitatori il mondo delle api a 360 gradi, quindi non solo dall'aspetto della produzione di miele, ma anche a tutte le funzioni che svolgono le api. Mm-hmm. Il parco è stato inaugurato 3 anni fa e si trova appunto vicino a Montebello di Bertona, a 1000 metri sul livello del mare. Mm-hmm, certo. Ecco, tornando appunto a questa questione della biodiversità, sappiamo oggi che le api sono fondamentali per mantenere la biodiversità, basta pensare a quello che mangiamo, ormai sappiamo benissimo che gran parte di quello che mangiamo è possibile, diciamo, grazie alle api, però facciamo il discorso al contrario, perché è sempre un discorso molto antropocentrico, no? Il bisogno che noi abbiamo delle api, ma al contrario, le api, per quanto è importante per le api la biodiversità? Allora, grazie Gloria della domanda. Per le api la biodiversità è fondamentale, perché è grazie alla biodiversità che loro riescono ad alimentarsi. Addirittura ci sono alcuni tipi di piante, alcuni tipi di orchidee che possono essere impollinate solo da una specifica specie di ape. Quindi in questo caso mantenere una biodiversità significa mantenere anche la vita degli impollinatori, in particolare degli impollinatori aquerei. Poi bisogna considerare che la biodiversità è importante anche all'interno delle api, quindi è importante che manteniamo anche una biodiversità all'interno delle popolazioni di api. E qui farei un appello appunto a tutti gli apicoltori, a quelli che allevano le api da miele, di tutelare la biodiversità delle api allevando prevalentemente api autoctone, cioè api che si siano adattate naturalmente all'ambiente, e di non utilizzare ibridi commerciali che appunto possono creare problemi di biodiversità interni appunto alla famiglia delle api da miele.
Ok, e parlando appunto di tipologie di api, una cosa molto singolare, insomma, che comunque non, io non conoscevo, diciamo, leggendo il vostro sito, è che parlate di api appunto da miele e api solitarie. Che cosa significa? Allora, nel mondo esistono 20.000 specie di api. Uh-huh. Di queste 20.000 specie, circa 2.000 sono in Europa e di queste 2.000, 1.000 sono in Italia. Di queste 1.000 specie di api che si trovano in Italia, una è l'ape da miele. Tutte le altre sono altre specie di api che sono parenti delle api da miele, ma sono appunto diverse. E ci sono le api tagliafoglie, le api muratrici, le api cardatrici, le api carpentieri. In Italia tutte queste api hanno dei nomi a sé, che possono essere le osme per le api muratrice, le xilope per le api carpentiere. In inglese invece col termine bee si intende tutte le tipologie di api, quindi abbiamo le mason bee, le bumble bee, quindi il termine api in italiano ci porta appunto a pensare soltanto alle api da miele. Poi in realtà parliamo di una famiglia in Italia di 1.000 specie, di cui una è l'ape da miele, e noi cerchiamo di fare sensibilizzazione nei confronti di tutte le specie di api. E qui secondo me torna un po' la visione antropologica dell'uomo, no? Il fatto che pensiamo alle api come a qualcosa che ci servono, e quindi pensiamo soltanto alle api da miele. E parlando appunto di diversità all'interno del parco, un'altra cosa molto bella che ho notato è il fatto che non utilizzate soltanto un tipo di arnia, ma utilizzate tanti tipi di arnie. Per esempio, ho letto dell'hotel per le api. Ci spieghi un pochino per cosa vengono usate le varie arnie? Sì, in pratica un hotel per api, uh-huh, il biotel appunto, sono dei siti di nidificazione per le api solitarie, per quelle che vengono chiamate anche le altre api, cioè quell'altra varietà, quell'altra specie di api che sono differenti dalle api da miele, perché tra tutte le api vi sono quelle che fanno nidi ad esempio sotto la terra e sottoterra, e api che fanno i nidi in cavità precostituite. I biotel servono appunto per quest'ultimo tipo di api, e noi dentro al biotel ci sono delle canne bucate, dei ciocchi di legno forati col trapano, che sono appunto dei luoghi ideali dove queste api vanno a deporre le uova, e poi in primavera nasceranno le nuove api. Quindi in pratica sono dei siti di nidificazione che aiutano le api a trovare un luogo dove andare a deporre appunto le uova, perché con l'aumentare delle culture intensive, col fatto che bisogna tenere sempre puliti i campi, sempre tutto ordinato, questi luoghi tendono sempre più a venir meno. Quindi l'installazione di questi biotel è una chance in più di nidificazione, in più anche un ruolo didattico, perché si possono osservare da vicino queste api che sono del tutto innocue. Ecco, parlando appunto di divulgazione, il parco ovviamente nasce appunto per divulgare l'importanza degli impollinatori, e quindi ti volevo chiedere che rapporti avete con le scuole, con i ragazzi in generale? Sì, allora con i ragazzi, con le scuole abbiamo fatto diversi progetti, l'ultimo che stiamo portando ancora, ci stiamo accingendo alla conclusione, con il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Lada, all'interno del progetto Parco in Aula. In pratica fino adesso abbiamo fatto circa una decina di interventi nelle scuole elementari e anche in alcune scuole dell'infanzia, con un progetto che si chiama A come Ape, che cerca appunto di far conoscere ai bambini l'ape come insetto, a prescindere dall'utilità che ne può avere l'uomo, ecco. Quindi cercare di rispettare l'ape in quanto un animale che si trova sul pianeta Terra prima che l'uomo esistesse. Certo. E, un'altra cosa che avevo letto che mi era piaciuto molto è il fatto che appunto le arnie sono misurate, cioè ci sono delle misurazioni sulla qualità delle arnie, l'umidità e quant'altro, per capire come stanno essenzialmente le api. La mia domanda è: questi dati ad oggi sono utilizzati da un gruppo di ricerca? C'è un progetto di ricerca dietro? Cioè queste misurazioni che fine fanno?
Allora, le misurazioni sono disponibili sul sito internet biodiversitypass.it e quindi chiunque può accedere e scaricare i dati ed analizzarli. Attualmente ci sono soltanto singoli privati che stanno analizzando questi dati e non sono stati ancora inseriti all'interno di progetti di ricerca organizzati. Però quello che voglio sottolineare è questo, che questi dati sono liberi e accessibili da tutti, quindi abbiamo questi sistemi che rilevano il peso, la temperatura interna, l'umidità, l'intensità sonora degli alveari e quindi chiunque andando sul sito www.biodiversitypark.com può scaricare i dati ed esaminarli. Abbiamo i dati ormai di più di 2 anni di registrazione. Beh, certo, speriamo appunto, anzi la mia speranza personale è che appunto qualche gruppo di ricerca, casomai ascoltandoci, possa prendere lo spunto, insomma, di utilizzare le misurazioni. Invece vorrei un attimo parlare del B-Natural Festival, che è appunto il festival che avete creato da 2 anni a questa parte, proprio per riunire sia esperti, diciamo, apicoltori, ma anche appassionati. La mia domanda è, quest'anno c'è qualche... Cioè, diciamo, c'è già una data per l'edizione del 2021? C'è qualche spoiler sugli argomenti che tratterete quest'anno? Allora, di sicuro quest'anno il festival si farà come l'anno scorso. Molto probabilmente sarà all'interno della prima quindicina di agosto, probabilmente il primo weekend utile di agosto. Comunque, seguendo la pagina www.biodiversitypass.com oppure la nostra pagina Facebook, daremo a breve le date definitive. Il tema sarà simile a quello dell'anno scorso, cioè ci occuperemo anche quest'anno di api solitarie, cioè di tutte quelle api diverse appunto dalle api del Daniele. Poi ovviamente all'interno del festival ci sono sempre tanti workshop e molti di questi workshop sono anche dedicati alle api del Daniele, perché uno dei motivi per cui è nato il parco è anche quello di diffondere tra gli apicoltori un modo di fare apicoltura più rispondente alla natura dell'ape, quindi non stressare l'ape per avere una produzione in termini di chili di miele, ma cercare di rispettare appunto lo sviluppo naturale delle colonie e durante questi workshop appunto insegniamo, gli esperti insegnano alcune tecniche su come condurre gli alveari secondo i principi appunto dell'agricoltura naturale. Ok, quindi essenzialmente senza l'utilizzo anche di pesticidi. Per poi quanto riguarda l'agricoltura, immagino che sicuramente toccherete anche questo tasto. E certo. Guardando appunto gli anni passati, quindi anzi in particolare l'edizione passata, una cosa molto molto bella è stata la caccia alle api. Potresti spiegarci un pochino di più che cos'è la caccia alle api? Sì, allora, la caccia alle api lo potremmo definire uno sport. È uno sport che è stato, diciamo, sistemizzato in un libro che si chiama Seguendo le api selvatiche di Thomas Stanley. È una tecnica che veniva usata in antichità per andare a cacciare letteralmente i nidi delle api per raccogliere il miele. Oggi viene utilizzata appunto per stare all'aria aperta e per individuare quelle colonie di api selvatiche, di api da miele che riescono a vivere senza la gestione o l'apporto di aiuto di apicoltori. Quindi in pratica si va nei prati, nei boschi, si individuano delle api che stanno bottinando sui fiori e tramite una tecnica si individua una beeline, cioè una linea seguita dalle api e tramite degli spostamenti a step successivi si cerca di arrivare all'alveare. Certamente oggi non si cerca di arrivare all'alveare per togliere il miele, ma per appunto certificare e accertarci dell'esistenza di questi alveari non gestibili, che sono fondamentali, torniamo alla domanda iniziale, al mantenimento della biodiversità anche all'interno della famiglia delle api da miele. Certo. Senti, Antonello, noi siamo in chiusura, quindi direi di fare l'ultima domanda, forse la più importante. È possibile visitare il Biodiversity Park? Sì, il Biodiversity Park in pratica è un parco pubblico, quindi aperto tutti i giorni e chiunque vi può accedere. Potete accedere sia in maniera autonoma oppure prenotando una visita guidata sul sito internet www.biodiversitypark.com, mandando una mail oppure ci sono i numeri di telefono dei ragazzi che organizzano le visite guidate.
comunque all'ingresso del parco ci sono tutte le istruzioni di comportamento da seguire. L'unica accortezza è che se non si fanno visite guidate non si può accedere all'area delle api da miele, ma quest'area può essere visitata solo restando all'esterno di una piccola recinzione. Comunque tutti i pannelli illustrativi sono leggibili anche al di fuori della recinzione. Per accedere all'interno della recinzione c'è bisogno appunto di una visita guidata. Perfetto, Antonello, io ti ringrazio per averci dedicato per averci spiegato insomma il Biodiversity Park. Ti ringrazio davvero per essere qui oggi. Grazie ascoltatori, vi ricordo che come al solito Pillole Verdi tornerà fra 2 settimane, quindi l'8 giugno. Per tutto il resto mangiate tante verdure. Ciao!